Come esportare correttamente con Inkscape. Bentornati ragazzi nel canale Vero Eroe Academy, io sono Alex. Nel video di oggi vedremo come esportare nella maniera corretta i propri progetti. Quindi condividiamo subito il nostro desktop, il nostro programma di grafica vettoriale Inkscape, link in descrizione per il download. Allora ragazzi, come esportare nella maniera corretta i propri progetti? Operazione che sembrerebbe semplice, in realtà non è complicata, però ci sono alcune opzioni che vanno assolutamente conosciute per esportare ovviamente nella maniera più consona alle nostre esigenze il progetto. Quindi andiamo a creare un ipotetico progetto con Inkscape. Quindi andiamo a prendere il nostro strumento di creare rettangoli e quadrati e andremo a creare un bel rettangolo azzurro qua. Andiamo a prendere il nostro strumento di crea cerchi e andremo a mettere un cerchio qui così, più o meno a metà, e lo andremo a riempire di giallo. E andiamo a prendere il nostro strumento di creazione stelle e poligoni e andiamo a mettere una bella stellona qui così e lo andiamo a riempire di rosso. Molto bene ragazzi, facciamo zoom out con CTRL e rotolina del mouse e andiamo a fare il nostro, abbiamo il nostro progetto. Eccolo qui. Allora ragazzi, noi vogliamo andare ad esportare. Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è ovviamente la differenza tra salvataggio ed esportazione. Il salvataggio ci salva il progetto nel formato nativo di Inkscape, che è SVG, quindi Scalable Vector Graphics. E se andiamo a fare un salva come o salva, io vabbè avevo già salvato precedentemente, andiamo, vedete, a salvare in SVG. In realtà poi possiamo salvare in altri formati ovviamente, però normalmente si salva col suo formato, vedete, proprio Inkscape Scalable Vector Graphics. Andiamo a dargli il nome di 1. Se noi andiamo a salvare ragazzi, andiamo a salvare nella cartella esporta, se noi andiamo, apriamo un nuovo Inkscape, facciamo apri, andiamo a, vedete, ad aprire, vedete che lui ci apre esattamente il progetto che abbiamo precedentemente salvato. Cosa vuol dire? Vuol dire che, vedete, ci manterrà ovviamente i vari oggetti che abbiamo creato, ok? E possiamo andare a modificare singolarmente. Abbiamo creato una vera e propria copia, cioè proprio un vero e proprio progetto salvato che viene riaperto, ok? Quindi questo ragazzi è molto importante. Bene, chiudiamo e torniamo al nostro progetto iniziale. Allora, quindi salvataggio, andiamo a salvare nel formato normalmente SVG e vi riapre esattamente lo stesso progetto. Quindi se lasciate per esempio a metà un progetto, dovete tornare poi a lavorarlo magari il giorno successivo, vi conviene salvarlo ovviamente in SVG in modo da mantenere tutte le modifiche invariate e da lì puoi continuare, ok? E invece ragazzi, se vogliamo esportare per poi utilizzare il nostro progetto in altri lavori, in quel caso ragazzi qui iniziano ovviamente le varie opzioni che si possono aprire. Allora, se noi andiamo ad esempio su file, andiamo su esporta, in questo caso vedete che si apre ovviamente la nostra finestra di esportazione, che si divide in immagine unica, immagine separate, come vedete da qui sulla destra, e anche per esempio in immagine unica avete documento, pagina, selezione, personalizzato, queste quattro finestre. Allora, cosa significano? Le andremo a vedere. Allora ragazzi, se noi andiamo su documento, lui cosa ci salverà? Ci salverà ovviamente l'intero documento, cioè non terrà conto della pagina del nostro foglio di lavoro, ok, che è questo, ma terrà conto di tutto il documento, cioè di tutti gli oggetti presenti dentro. Quindi farà come, è come se praticamente il foglio andasse a prendere il perimetro di tutte le nostre, di tutti i nostri oggetti, ok? E infatti qui lo vedete nella nostra finestra di anteprima di esportazione, ok? Quindi qui avete ovviamente la dimensione dell'immagine che potete anche variare, ok? Ovviamente in mezzo il bianco qui sarà trasparente, ovviamente che come sapete il foglio bianco è in realtà trasparente, non è bianco. E qui sotto avete ovviamente la cartella di esportazione, quindi esporta 1.png, e qui avete ovviamente le varie ovviamente estensioni che potete dargli, quindi SVG Scalable Vector Graphics, che abbiamo già visto. Quindi se voi avete dei tracciati e avete degli oggetti che sono dei tracciati, quindi ovviamente vettoriali, ovviamente lo dovrete fare in SVG per mantenere la vettorialità. Ovviamente PNG sarà un'immagine che manterrà ovviamente lo sfondo trasparente, cosa che l'SVG non vi fa, e JPEG ovviamente è quella classica
la classica, diciamo, compressione delle immagini, che non mantiene la trasparenza, ma ovviamente avrà una compressione ovviamente molto maggiore. Ovviamente poi possiamo anche salvare in, come vedete, in portable document format, quindi in PDF, ok? Quindi avete vari formati. Questa è stata introdotta nell'ultima versione di Inkscape, molto interessante, perché ovviamente potete salvare in questo formato veramente molto molto diffuso. Bene ragazzi, quindi abbiamo la nostra prima finestra che ci permette di salvare praticamente in questi formati tutto il nostro documento. Se noi invece ragazzi andiamo su pagina, vedete la seconda finestra, in questo caso cosa ci salverà? Ci salverà, come vedete, le dimensioni della nostra area di lavoro, cioè della nostra pagina. Quindi io non lo esporto, perché lo vedete già da qui, l'anteprima, ok? Così saltiamo un passaggio. Vedete che lui ci taglia in questo caso proprio il cerchio e anche la stella, vedete proprio qui dove ci sono i bordi, perché lui ci terrà come area di lavoro solamente il nostro foglio. Chiaramente se salveremo in PNG, questa parte bianca sarà ovviamente di trasparenza, ok? Quindi avremo questo tipo di esportazione. La cosa molto interessante è se noi vogliamo invece andare a salvare una parte di questo nostro progetto, ed è questo della selezione. Cioè, cosa significa? Significa che se noi ragazzi andiamo per esempio a selezionare questo cerchio e andiamo su selezione, vedete, lui ci esporterà solamente questa parte selezionata, e ovviamente sempre andremo a dargli ovviamente la nostra estensione che più ci aggrada. Ovviamente se io vado ad aumentare la selezione, quindi tengo spinto il maiuscolo e seleziono anche il quadrato, vedete cosa fa? Mi va a prendere anche questa parte, ok? E se io vado a prendere anche la stella, mi ovviamente prenderà tutto il documento e sarà come se io andassi a esportare il documento. Okay. Personalizzato, ovviamente potremmo dare una dimensione personalizzata alla nostra area di lavoro, ok? Quindi potremmo fare dei tagli, ad esempio. La cosa interessante, ragazzi, è se noi andiamo a prendere immagini separate, quindi non immagine unica, ma immagini separate. In questo caso, ovviamente andremo invece ad agire su più immagini, cioè partendo da questo progetto, se noi ad esempio andiamo per esempio a selezionare il nostro cerchio, vedete che lui, andando in selezione, ovviamente mi esporterà solamente il cerchio, ma se io vado a prendere quest'altro oggetto, vedete che lui mi farà due esportazioni, quindi due immagini diverse. E se andiamo a vedere nella parte sotto, lui ci darà queste impostazioni di suffisso, quindi ad esempio potremmo dare un suffisso pic, ovviamente potremmo andare a selezionare il formato che desideriamo, mettiamo ad esempio PNG, e qui andremo ovviamente a dargli il nome, quindi ad esempio 1.svg. andiamo a prendere ad esempio tutti e tre, selezioniamo tutti e tre, vedete, dovremmo avere tre immagini separate. Infatti se andiamo su esporta, qui ci aprirà un pop-up nel quale ci ovviamente dirà alcune informazioni, ma noi cliccheremo su ok. E se noi andiamo nel nostro esporta, e vedete che lui ci ha esportato le tre immagini separate, ognuna con ovviamente un oggetto, e avremo, vedete, come nome il suffisso pic, che alla fine vedete che gli abbiamo dato, e ovviamente avremo un nome, noi gli abbiamo dato il nome 1, quindi 1, e il path, vedete, quindi il tracciato 682736628, quindi ci ha nominati così, e noi qui noi possiamo dare il suffisso, vedete, il suffisso che abbiamo dato pic. Ovviamente qui ragazzi nell'anteprima noi l'abbiamo salvata come PNG, quindi ci mantiene la trasparenza, però ovviamente vedete che qui nell'anteprima Windows non ci fa vedere la trasparenza, ma ovviamente ci farà vedere lo sfondo bianco. In realtà se l'andremo ad aprire di nuovo con Inkscape o anche con GIMP, ad esempio andiamo ad aprire ad esempio con GIMP, apri, esporto, andiamo ad esempio a prendere, vedete che lui ci apre ovviamente in PNG con la trasparenza, vedete, così anche le altre immagini. Bene,
Ovviamente stesso discorso l'avremo se avessimo più livelli, quindi se avessimo ad esempio 3 livelli, noi potremmo fare 3 salvataggi di 3 immagini diverse, ognuna con un livello, e stessa cosa ovviamente con le pagine, sempre selezionando un suffisso se vogliamo per contrassegnare la serie delle foto, e ovviamente con il formato che ovviamente più ci piace, ok, più si adatta alle nostre esigenze. Quindi ragazzi, abbiamo visto le varie impostazioni, le varie modalità di salvataggio e di esportazione, che sono veramente fondamentali, perché come avete visto, a seconda dell'opzione che scegliete avrete un tipo diverso di esportazione che poi vi sarà più utile nel programma successivo con il quale andrete ovviamente a lavorare o ad aprire il vostro progetto di Inkscape. Bene ragazzi, io spero che vi possa essere stato aiuto, vi ringrazio perché abbiamo già superato ampiamente le 1200 iscrizioni, e mi raccomando iscrivetevi e commentate, perché darete ovviamente da mangiare all'algoritmo di YouTube, e questo ovviamente mi aiuterà molto. Io ragazzi vi invito a trovare sul mio profilo Instagram Veno_Academy, e noi ragazzi come sempre ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao e grazie a tutti.